Ciao Vitici! Un po' di trucco e parrucco prima di partire con la live, eh? Questo amore mio. Mi raccomando, entrate e salutatevi, amici miei, così vi posso salutare in live. Mitici! Stasera la mitica Giulia proverà. Ciao ragazzi! Tina's Wonderland, amici miei. Cominciamo questo gioco fantastico che è il sequel di Borderland 3. Che poi c'è una storia di Tina che era un po' indietro. E hanno anche regalato la storia di Tina Tina's su il PlayStation Plus. Ok, ragazzi. Benvenuti, mi raccomando di iscrivervi al mio canale. E adesso partiamo, eh. Andate a bervi un cafferino veloce. Amore mio, il cafferino ce lo beviamo anche noi? Arriva! Grazie, amore mio. Allora, ragazzi, cominciamo questo gioco fighissimo. Un minuto giusto che condivido la live, ragazzi. Scusatemi un attimo. Che devo condividerla su Telegram, su Discord, su Deck. Streamlabs, Marco is now level, Justino Wonderland. Oh, ma che Streamlabs entra dentro, mo? Ciao, Julie! Guarda Streamlabs, data, guarda. Vieni subito. Vedi Streamlabs che è entrato come moderatore, Streamlabs. Sì. Ciao, Giulia! Mitica, c'è anche Carla stasera, gli fa un po' male la testa, poverina. Iniziamo questo gioco fichissimo, raga. Mega fichissimo! Ciao amici, iniziamo Tina's Wonderland, iniziamo con Marco Drums Game Channel, l'unico inimitabile canale con il draghetto che si muove e gli si può tirare le schicchere alle orecchie. Ok. Ciao a tutti amici, mi raccomando. Iscrivetevi al canale ragazzi, dai che partiamo con Tina's Wonderland. Domani pomeriggio facciamo un mix tra Tina e Ghostwire Tokyo, ok? Tutti e due usciti ieri, ragazzi, giochi al day one, portati subito nel weekend. E domani sera alle 8:30, domani partiamo, non lo so, verso la 1:30, alle 2, eh? Dai, iscrivetevi così e attivate la campanellina così vi avvisa quando partiamo con le mega live. Assolutamente sì. E Facebook ho condiviso. Possiamo partire, ragazzi. E ragazzi, quando entrate scrivetemi, scrivete un messaggio, ciao, quello che volete, domande sul gioco e tutto. E se volete giocare con me a Gran Turismo, iscrivetevi al canale e farò una. Mi date il vostro ID e facciamo una chat, una chat. Ciao. Ciao amici, benvenuti ragazzi, iscrivetevi così vi saluto in live. Marco Drums Games, il canale del drago. Stasera partiamo con un gioco Day One Edition, che era ieri, però ieri ho portato un altro gioco Day One Edition, che era Ghostwire Tokyo. E, oh, c'è anche lo schermo Condvice. Oh, allora, il mio canale è un canale di relax, ok? Quindi, se io parto che è un canale di relax, andiamo in relax. Competitiva, cooperativa. Oh, cooperativa. Andiamo, ragazzi. Il gioco parte adesso, eh? È uscito solo ieri, ma lo vediamo tutti insieme oggi. A world forged by wonder and ruled by fate. The battle between these powers has raged since the beginning. Evil and good. Villains and heroes. A vicious cycle, endlessly repeated. Wonder is the power of a cruel, unpredictable god. But fate. There's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. The Fate Maker. That's you. Heavy, right? Fate Maker. Big responsibility. Honestly, I wouldn't even blame you if you just laid down in a puddle and gave up.
But if not, if you try and prove yourself as Fate Maker, then heed the warning I give all heroes. Together you fight. Together you shall fall. Pierpaolo, grazie amico mio, sei un figo della Madonna, grazie, grazie, grazie amico, grazie dell'abbonamento. Bella ragazzi, iscrivetevi al canale e se volete fatemi un bellissimo regalo, un abbonamento strafighissimo come ha fatto Pierpaolo oggi, la mitica Giulia, il mitico Lord, la mitica Bragali e tanti tanti altri. Dai, 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 promessa mantenuta, promessa mantenuta, complete. Grandissimo Pierpaolo, sei un grande, grazie, grazie di cuore. Oh, sto gioco è pazzesco. Vedi un po' che c'è troppa luce. Teniamo un po' più. Un po' più dietro. Un bel caffè, mamma. Brava. Grazie, mamma. Un bel caffè. Lì piangeranno. Le orde di scheletri. È troppo forte, raga. Borderland è il sequel di Borderland 3. È un gioco cattonoso. Che bisogna sparare, bisogna prendere un sacco di armi, munizioni, potenziarsi. È bellissimo Grazie mille, mamma. Grazie, grazie di cuore. Buon caffè a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Chiudimela un po' la porta. Grazie. Hold on, what game are we playing here? We're playing Bonkers and Badasses, baby! And I, Tiny Tina, am the Bunker Master. So what I say goes! And I say there's a magical diamond buying a corn named Butt Stallion who saves the day! Oh. Ma che è così fatto, mo? We would save the day? You will, Valley Girl. I just gotta set the stakes. Now, let's table talk. Cue Dragon Lord! Butt Stallion. You may be the most beautifulest, perfectest ruler in all the land, but this time, I've won! But Butt Stallion was wielding the coolest sword in the whole world. The Sword of Soul. Ciao ragazzi! Grandissimo gioco! I just made those skeletons! No! No! I curse you, Valentine! I curse you, Fret! And most of all, I curse you, newbie! Whatever your name is, I will return and finally rid this world of heroes! And with that, the Dragon Lord was defeated. For now. Explosion complete! Who's ready to riggedy roleplay? Yeah, might as well. We're stranded here after that mountain totally jumped out at our ship. Yeah, he crashed it. I'm in. I love bunkers and badasses. I've already got a level 40 character. Now, 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 we are making all new characters. This is the newbie's first game, and I'm gonna make sure it's an adventure they'll never forget. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Oh, allora ragazzi, Stilomante. Do Martiglio. Sparamagie.
Brandi Morte. Questi sono proprio allullatori, Pierpaolo, hai ragione. Guarda Spore. Un gozzo. Se scrivo niente perché è su PC non si sta a capire la sega. Ok, tranquilla, tranquilla Giuli. Io ti stavo chiedendo di fare un sondaggio, ma a sto punto allora dai, scegliamone uno, cioè facciamo il sondaggio veloce. Allora, cosa dite voi ragazzi? Ci concentriamo sul martellozzo? Spara magie? Brandi morte? Cosa fa il brandi morte? Vorrei capire che cosa fa il brandi morte. Ma non me lo fa vedere. Il guardaspore. Pierpaolo. L'occhio. Grazie Pierpaolo. Mi dico. Il berserker. Berserker dovrebbe parare un botto. Vero ragazzi? Di solito il berserker è quello che... Berserker. Stilomante. Vai che devo scrivere. Bisognerebbe scrivere... Quale classe scegliamo? Allora, facciamo che spara il Don allo stilomante è il primo. Come facciamo a fare un sondaggio, Mitica Giuli? È un po' un bordello, sinceramente. Dai, prendiamo il berserker e andiamo, dai, ok. Corpo, personalità. Ah, dimensione. Facciamoci un po' più cicciottello. Stilomante, caruccio. Aspetta, qual è che è? Stilomante, eh? Ti piace questo? Con la spadozza? Dai, dai, dai. Allora, lineamenti. Matricola. No. Dai, capelli, scegliamo qualcosa di serio. Allora, il tempo che lo fa, gli do una mano io se vuoi fare il sondaggio. Sì, ma ce n'è troppi, dai, facciamo un sondaggio tipo vi piace questo gioco. Incominciamo con i sondaggi più tranquilli, mettiamo la barbetta, perché ci sarebbero troppe classi, Lord. Tanto al massimo se facciamo la seconda run, ce lo facciamo senza problemi. Ma no, i bubberotti no. Tatuaggio? No, tatuaggio non mi piace. Decorazione corazza. Ci sta. La strisce. Un po' marroncina, dai, un po' marroncina. Preset, modalità estrema? No. Vai! Allora. Vediamo che cos'ha questo. Forza. Destrezza, costituzione, intelligenza. No, io andrei sulla forza, sì. L'idiota del villaggio. già si capisce il personaggio. Allora, quanti ne ho? Quanti punti ho in più? 10, eh? Allora, io farei 2 di forza. Poi cosa ci manca? Facciamo 3 di intelligenza. 1. E Pierpaolo si dissocia. Grandissimo. Continuiamo. Che grafica cartonesca. Sì. È proprio Borderland, è fatto così. Beh, possiamo non giocare come non Marco Drums Games? Ha fatto un sondaggio? Grande Giuli, bisogna partecipare. Mi piace questo gioco. A me sì. Time's up. Okay. Valentine. Ah, guarda come sono fatti, bellissimo. Lei è Tina. Okay. And Fret, it says your starter sword does murder 1000 damage? My bad, I left off a zero. Okay, grandissima, Giuli. Valentine can't be trusted with pencils, let alone dice. So it is up to you, newbie. You. Non c'è l'audio italiano, aspettate, Soluzione. Audio. Frasi giocate, autoparlanti, dialoghi, gioco, rilassata, attiva, basso, rete social, accessibilità.
E sta roccato, già comincia più fa. Il sondaggio. Oh, vi piace il gioco? No, al 50%. Ma cosa succede? Ah, Pierpaolo l'ha taroccato. Mi fa troppo ridere Pierpaolo. No, ti piace il gioco? No, è tarocco il voto. Eh sì, direi proprio di sì, eh. Ciao ragazzi, Tina Teens Wonderland. Dai ragazzi, iscrivetevi, che vi saluto in live e mettete un mi piace al canale, eh. Dai, dai, ciao, mi piace, iscrivetevi al canale. Sì, grande Giulia, il tuo primo sondaggio live, sei mitica. Abbiamo la moderatrice, ragazzi, eh? La mitica Giulia. Dai, dai, ragazzi, dai che possiamo anche giocare insieme a voi, eh. Grandissimi amici di Twitch, ringrazio la periferica, la piattaforma Twitch, eh. Grande, grande. Oh, allora, la grafica è cartonesca, come dice la mitica Bragali, ma è fatta da paura, eh. Guarda quando vado vicino alle cose, guarda l'albero, guardate l'albero, raga. Le texture, è questo il bello del gioco, eh. È cartonesco, ma è fighissimo, eh. Ok. Oh, porta chiusa. Allora, percorri il passo dello zoccolo. Da ex giocatore di Dungeon & Dragon posso dire che quale sarà il mio prossimo gioco da acquistare. Sei serio? Lo vuoi prendere? Grande! Questo gatto, Pierpaolo, quando si dissocia. Sì, ci sta. Ci sta. Allora, andiamo con il muro. No, non tutto si può aprire e non tutto si può entrare, eh? Ok. Non lo so, ma... a fare... Ehi raga, Toradin! Veloce! Allora ti rispondo veloce. Ciao Toradin, ciao ciao ciao! Ciao, alla prossima! Stammi bene, mi raccomando, mangia! saluto veloce e risposta veloce. Grandissimo Thor, guarda qui che gioco! E guarda che lo so, amico mio, che l'hai comprato anche tu! Grandissimo! Grandissimo! Allora... dobbiamo percorrere il passo. Ragazzi, io vi faccio vedere la grafica, che è veramente spettacolare, ok? È veramente spettacolare. Anche, guardate quando si va vicino. Cioè, è veramente... Oh, 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 oh! Cos'è sta roba? Bla, bla, bla. Nell'aria non le potete catturare. Una... oh, my gosh! Ciao Kiri, mitico! Guarda che mega gioco Day One Edition che ti porta Marco Drums! Ieri Tokyo e stasera questo, grandissimo! Un saluto all'Inghilterra, Kiri, mitico! Ma praticamente ti sei perso un inizio che lei diceva ah ragazzi, dai che bello, andiamo in sta terra fortunata, è una figata assurda! Basta! Ti sei perso 10 minuti, vai tranquillo! Niente di che. Addirittura la vostra attenzione è una bella cosa. Lo scheletro lasciato nasce in un ceppo. Lascia in un ceppo. Allora, diciamo che Borderland 3 era tradotto... oh! La prima arma, raga. Oh, allora, bisogna capire... Bunker Base. Ok. Tina. Ah, ma sei serio che il... ma... mi raccomando, segui il canale... ah, grande Giulia! Oh, vai! Non ho capito perché hanno usato questo... il tastone per...
Ok, qui si scivola. Perfetto. Perfetto. Grandissima. Non ho capito. Hai presente la sessione di Dungeons and Dragons? Eccolo. Che figata. Ciao Johnny Boy. Ciao Leo, mitico. Il mandorlatore che oggi ha finito le mandorle. Le avevo nascoste, ma oggi sono finite per davvero, amici miei. Non è possibile. Oh. Io devo evitare per raggiungere, devi passare attraverso. Oh! Oh, oh, un granchietto, eh! Un granchietto, raga. Io volevo i tasti normali per combattere. Perché devo schiacciare il tastone che. Diciamo che sono allergico ai giochi in prima persona. Allora, sì, giochi in prima persona. A volte anch'io faccio un po' fatica, ti dico la verità. Ma questo è veramente figo, cioè. Sinceramente. Questo qua ci riesco proprio a giocare benissimo perché è veramente fatto bene. Avevo già giocato al Borderlands 3 e l'ho finito col mitico Kevin, che lui era un toro anche lì. Sì, sì, esattamente, brava, brava Julie, grazie, grazie. Ragazzi, oggi ho il piacere di avere la mitica Julie, grande Kiri. La mitica Julie come moderatrice, Kiri, è la mia moderatrice del canale personale di Marco Drums Games. Quindi, grandissima, grandissima. Sta facendo già un lavoro ottimo ai primi minuti, già, con il suo computer in mano. Vedi? Col suo computer in mano sta facendo già sondaggi e sta iniziando a moderare tutto quello che succede qua dentro. Cosa sto usa? È diventata moderatrice del mio canale Twitch, amico mio. Grande, grande, grande. Elemento bloccato, sondaggino, sondaggino. È vero, Pierpaolo. Un bel sondaggino. Hai capito, Kiri? Grandissima. Un sondaggino, vi piace il vino? C'è tancato. È stata ufficialmente la nostra moderatrice. È stata ufficialmente la nostra. Sembra che è stata una volta, amore mio. È la nostra. Vabbè. Ha una grafica pazzesca e io sono caduto. Ma no, per fortuna. Allora, 192. Che bello. È una scala. Questo sono i punti di autosalvataggio, sti qua, eh. Sono gli autosave, raga. Qualcosa mi dice. Oh, esatto, amore mio, brava. Ok. Vedi, prende già tutto in automatico, sono le munizioni e tutto. Io posso spaccare anche il resto della roba, ma lui prende tutto in automatico. Allora, io devo andare avanti di là, ma si può andare su la corda. Oh! Allora, questo gioco, ragazzi, è veramente figo, perché quando giocavo a Borderlands 3, oh mio Dio, cosa è successo? Io devo fare una cosa, ragazzi, adesso, Assolutamente devo fare una cosa. Un secondo. Ok. Perché la mappa e tutto quello che devo fare è là sulla destra alta, Quindi non riuscivo a capire che cosa devo fare.
prosegui verso il villaggio. Sbam! Oh, guardali, guardali! Che figo! Non ha neanche, fatto in tempo. Gli scheletrozzi! Oh, qualcuno mi sta tirando via un po' di vita! Cacchio! Grande! Oh! Città della valuta! Bisognerebbe fare un sondaggino! Ti dissocia questo titolo? Pierpaolo, ma ti stai dissociando un po' tutti i titoli! Ti stai dissociando un po' tutti i titoli nuovi! Quindi io direi che... O facciamo... Oh, grande, grande Giulio! O facciamo Pierpaolo, amico mio, sempre Gran Turismo. Oh, dai, per cambiare ogni tanto. Oggi ho fatto Gran Turismo ed è stata una bella gara. Ho fatto delle cose fichissime. Ho preso due macchine. No, in realtà non so se ho preso due macchine. Sì, ho preso due macchine. Una era... Tra l'altro una... Si sono già a priori. Ci sta. Ci sta come tipo di cosa, dissociarsi a priori. Allora, qui diciamo che più che altro sono casse, ma dentro quelle casse lì non c'è mai niente, però, Guarda. Vediamo cosa c'è dentro. Oh! Hai trovato il tuo primo deflettore. Danni che subisci verranno ritratti dal deflettore. Una volta scarico... Si ricaricherà dopo un breve periodo di tempo. Ok, tipo uno scudo? Diciamo uno scudozzo. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzi e salutatemi così vi posso salutare in live, raga. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Tina Teens Wonderland, amici miei. Hanno lasciato tutto come Borderlands. Sì. Sì, non, ormai la formula funziona, quindi non... Hanno capito che cambiarlo non... non serve a niente. Però Pierpaolo si dissocia, a prescindere. Oh, grande! Dai, rimani on, che dopo... Che dopo ci racconti che cosa hai mangiato, mitico Kiri, Perché lì in Inghilterra, grande, vogliamo sapere il cibozzo che hai mangiato, Io ho mangiato stasera la bistecca con le patate e i cavolfiori. Buona bistecchina. Allora, dove devo andare adesso? Io direi che siamo già fermi a dove devo andare. Oh, inventario! Fico, ficata. Ok, vuol dire non c'è niente, ma sto sondaggio, no, i calzoni, sugo semplice con pasta, niente di straordinario, buona, niente di straordinario, ma buono. Oh, abilite, buono, io la pasta la amo, quindi no, in qualsiasi tipo si può fare. Bunker Buster. Sì, esattamente, è molto buono. L'ho fatto il sondaggio, aspettiamo. Il sondaggio che cosa diceva? Dove devo andare? Ma sei serio che devo andare qua? Ah, ok, Johnny, è là che devo andare. Dai. Uh-oh, a rock slide bars your way. Infatti. We're ruined. All is lost. Very heroic. Grande Zane. Can we blow up the rocks? No, non posso saltare. Senza gli esplosivi. Boom! Così, compare un esplosivo, un barile esplosivo dal nulla. Bella lì, salva Valentino.
Valentine sarebbe Valentino. Oh, 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 oh. Eccoli, eccoli. Ah, questa cosa della balestra mi piace un botto, eh. Il villaggio va fuoco a fiamme. Oh, mi ha preso. Ah, scusciamo lì. Ti piace? Ti piace, Leo? Ah, sono contento, sono contento. A me piacciono questi giochi qua, tutti cartonosi. Sì, sì, mi piace un sacco questi giochi cartonosi a me. Oh, boh! Chi è stu scemunito? Ah, guardalo qua. Sono gli scheletrozzi che arrivano. Bam, bam! Colpi critici. Ti dissocio dalla balestra. mi dispiace dalla balestra, è proprio bellissimo, eh? Se lo regaliamo sto gioco? Sì, 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 sì. Allora, tu calcola che lo prendi in versione PS4, quando poi avrai la PS5 te lo giochi PS5, eh? Quindi diciamo che è una gran figata assurda. Perché la vera problematica della PS5 è che non ne fanno. Fai un bel sondaggio, bravissima Giuri, così mi piace. Bella attiva, la community bella attiva, un gruppo attivissimo. Brava, brava, dai che ci prendi la mano e facciamo poi mega live con mega sondaggi pazzeschi. Allora ragazzi, noi dobbiamo andare davanti. Oh, 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 ho visto una cosa che voglio, ho visto una cosa che voglio, ho visto una cosa che voglio. Oh, 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 oh. Dai. Oh, l'ho ghiacciato, l'ho ghiacciato. Ah! Ah no, questo è uno. Bam! Oh, 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 oh. Livello 2. Scusate ragazzi, faccio un po' così, ma mi spavento un po', eh. Colpo critico in testa, in testa. In testa allora, in testa allora. Bella! Oh mio Dio! Abilità d'azione. Io sborden avevo quasi finito. Primo e secondo tocca poco, perché alla lunga mi annoiavo. Ma questo credo lo porterò fino in fondo. Io credo proprio di sì, credo proprio di sì, eh. Perché è talmente bello e talmente cose da fare, Lord, che è una cosa veramente... Beh... Kiri, sì, come forse il 60% dei giochi. Qui devi portare avanti, c'è la storia di Tina, che lei ti sta spiegando perché poi è in Borderland. È la sua storia questa, eh. E sostanzialmente il gioco è bello da giocare. Non credo proprio che uno prenda questo gioco qui in particolare per la storia. Però c'è. Quindi alla fine della fiera non è un gioco senza storia, capisci quello che voglio dire? Dopo si va online, ci si smazzola di brutto, ci sono... Sì, capisco anche quello che vuoi dire tu, ma alla fine... credo che ci siano giochi per la storia e uno è Horizon, no? Horizon Forbidden West è veramente una cosa incredibile. Quindi ti devi associare. Marco il balestratore. Anche qui per dire, adesso bisognerebbe vedere se è mago potente, hai visto tutti. Rianimiamolo. Grazie per aver salvato le mie chiappe da contadino. Posso solo sdebitarmi. Per caso hanno proprio la compensa, sono in missione. Devo sconfiggere il signore dei draghi. Tanto sei tu, regina abbandonata, la tomba da Cristo al castello, spiegami di trovarla. Come faccio i nostri servitori? Ok, oh, ah sì, qui era... Come chiedermi? Abitante con le chiappe da contadina. Beh, proprio... incredibile, eh? Sì, effettivamente, c'ha le chiappette da contadina. E lei se ne va. Ciao! Ok. The Royal
abitante con le schiappette da contadino. Sono un palmo dal naso, tradotto i comuni mortali, laggiù, baby. Tina poi è incredibile perché... Boh! Cioè, capito, Kiri? Questo è un gioco che devi sparare, poi ci sono i boss giganteschi. È una figata. Ok. Bam! Ti do una accettata in mano. Testina che mi vuoi ammazzare. Ci penso io a te. Vero, sono buona. Ma che stai a scrivere, amico? Ok. Oh. Allora, si gioca in coop locale come Borderlands. Il primo si giocava in coop locale. Sì, sì, c'è la coop locale. L'ho fatto vedere all'inizio, Mitico. Puoi giocare con due giocatori sulla stessa console o online. Grazie, grazie Leo, bravissimo, amore mio, sei stanchino, che oggi è andato in gita e a lettino, a lettino, che sta seguendo il suo papino papozzo. Grazie, 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 amore mio, anche la mia bella mogliettina. Allora, nuovi punti disponibili. Oh, mi sono spaventato un attimo. Ah, pensavo che era mia moglie, gli stavo dicendo, amore, me l'hai regalato tu a me. Grande, grande Giudy, è vero, è vero. Oh, ma questo senza testa. Ma quanto è figo sto gioco. Che ti arrivano quelli. I sondaggi, ne ho appena finito uno. Però hai ragione, hai ragione. I sondaggi sono sempre belli. Sono sempre belli e sono sempre reali i nostri, Nuovi punti, ragazzi, qua poi è anche una questione di dare punti, Ah, le abilità. Ok, l'ho dato, l'ho dato, l'ho dato. Quanti punti ho? Ah, uno solo. Vabbè. Allora, prendiamo Pierpaolo, dimmi. Dai, dai un bel sondaggio, Pierpaolo, dai, tu che sai. Esatto, esatto, Lord dovrebbe fare un bel regalino alla mitica Julie. Un bel matrimonio. Giusto, Julie? Ah no, stavi parlando del gioco? Ah, scusa, scusa. Oh, cosa sarà mai questa... Caro, che è una pergamena, si dissocia. Semplice la poesia. Oh! Oh sì! Altro che Borderland! Tutti associ, è bellissimo. Oh, raga! Raga, cosa prendiamo? Allora, io prenderei... Allora, facciamo un sondaggio, Giulì? Allora, io lascerei stare quelle due dietro che fanno schifo. Prendiamo la M-Lock o la Night Waterfalls. Vieni, amore mio. Aia, no, ho beccato il draghetto. Aiutami, facciamo la fusione e lanciamo un... Allora, vediamo, prendiamo la... facciamo così. Allora, quale pistola scegliamo? M-Lock, H-E-M-L-O-C, oppure la Night, senza tutto il nome. M-Lock o Night? Dai, 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 Giulie, partiamo col sondaggio. Abbassa, chiudi un pelino, amore mio. Vieni qui con me, tata. Buona. Oh, io c'ho caffè. Incredibile. È freddo. Incredibile. Caffè freddo. La Giulietta sta scrivendo il sondaggio. Vieni, amore mio.
Ciao amici. No. Voto. Fatto sondaggio. Grandissima Giulia, grande. Night Shade, vabbè, Night, tanto una è Hemlock, l'altra è Night, così facciamo scegliere direttamente dai nostri amici l'arma. Viene tanto, non lo so, computer. Ok, ciao amici miei, ciao amici. Oh, cosa ho combinato? Ho fatto la spadata, come ho fatto che non so tirarla fuori? Oh mio Dio, come ho fatto? Ho fatto così sul pad? Ma no, dai, ma sei serio che sto consumando tutto il potere? Ah, grandissimo, Drums. Incredibile. Non so come si fa, quindi... Per due? Pierpaolo e Lord, facciamo la stagione e lanciamo il dispaccio per due. Ok, Night, andiamo. Ok, scusami perché comunque da PlayStation non mi fa vedere il sondaggio cosa ha vinto. Grande Zane, bravo, grazie. Allora, eccola. Oh, 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 guarda qui cosa... Grandissima. Bam. Ci congeliamo, amici miei. Bella l'arma, bella raga. Mi avete fatto scegliere un'arma stratichissima. Grazie amici. L'orda dissociativa. Onda dissociativa. Dai, è bello ogni tanto fare anche un gioco diverso dal Gran Turismo, che è eccezionale, ragazzi. Oggi mi sono divertito un sacco. Abbiamo fatto parecchie gare di quelle lì che non avevo fatto oro e sono riuscito poi effettivamente a farle oro, quindi è stata una bella figata. Amore, onda associativa. Stasera, mega serata, sono mega felice, ragazzi. Ho avuto un mega abbonamento dal grandissimo Pierpaolo. Grazie. Speriamo che tanti amici come voi si... Oh, che bello. Iscrivino, se è proprio italiano giusto, al canale. Ci passiamo un gioco strafighissimo insieme, raga, così almeno riusciamo a vedere anche qualcosa di nuovo senza annoiarci troppo. Ma Gran Turismo, raga, è il gioco principale di Marco Grant, eh. Oh mio Dio. Oh, eccoli qua. Oh, accelera. È stato attaccato Pierpaolo, l'ha promesso e l'ha fatto. Grande, sì, Pierpaolo è un grande. Rispetto. Grandissimo Pierpaolo, davvero, grazie anche a Lord e a tutti gli altri che l'hanno fatto prima, la mitica Julie, a tutti, perché ragazzi è una cosa importantissima per noi youtuber che crescono dal nulla, avere il vostro supporto, davvero raga. Andiamo su velocemente e diventeremo partner. Una volta che diventiamo partner siamo una grandissima squadra, fichissima. E poi giochi su giochi. Ah, grande Giulie. E mi raccomando ragazzi che tra un po', fra 7 giorni, oh, Magic Banger, L1, raga, Lord, oh, l'ho consumato per niente, vabbè, ce l'avevo. Cos'era, tipo un, 3, 2, 1, vediamo. Bell'attacco, mi piace. La catena perché dovrei spezzarla? Immune. Non sarà immune a questo però. Immune. Fai cadere il lampadario. Ma non c'è più nessuno. Per quale motivazione dovrei farlo cadere così?
Così. Ah, per andare avanti. Ma no, la motivazione c'è allora. Oh! Allora, poi vedi Kiri, se sei ancora tra con noi, il bello di prendere tutte le varie cose, poi ci saranno tanti soldi, tanti posti da andare, le armi che si trovano in giro, le cariche. Ma quanta roba, ma quanta roba che sta dicendo lei, cioè, dice un sacco di roba, infatti normalmente era sempre tradotto in italiano, sinceramente. For six generations, my family has clung to this stupid prophecy. The heroes must guard over these lands, lest a great evil rise again. These lands suck. I'm getting out of here. One last meal, and I'm moving to the capital. You hear a rumble and a booming laugh that seems to come from all around you. The force will mock us. I am not afraid of you. Yeah. I found it! A tomb inside of a crypt! The perfect Ribula. I am coming, my dark master! He's gonna resurrect the dragon. That's the exact opposite of what we want! We gotta get in there! Lei? Una volticina. Bam! E vai di magia! Ma questa con lo scudo! Bam! Che ti spacco lo scudo! A randellate! Ti do una randellata, ti do! Allora, contate ragazzi che questo è livello normal, very people, ma a livello difficile, sì, è veramente bello, Giuli. Guardalo, guardalo come corre. Vieni qua, ciccio. Damn. Anche proprio a livello di grafica e di gameplay così cartonesco, comunque... È un cartonesco fatto veramente bene, capito ragazzi? Quindi è un cartonesco figo. Il divinatore mandorlatore, mandorlato barocco. Mi fa ridere. Vediamo chi è questo. Ah, lei! Sì. Rising before you is one of the Dragon Lord's most loyal undead soldiers. Ribula! Ribula! È troppo bello anche queste scene, questi qui da psicopatici. Oh, boss raga, boss, siamo il boss raga, il primo boss. Oh mio dio, mezzo. Sì. Oh! No! Dai! Cosa ha visto da Giulio? Dal panettiere! E certo, eh! E certo, vedrai che lo prende! Sicuro! Dai con le palle di fuoco. Chi l'ha detto?
A Lord, Lord. Oh! Sono i dadi! Oh! Sei serio? Un altro? Oh, porca miseria! The villain in the first quest. Still, you're stronger than the ones she sent before. I wonder. Oh mio Dio. Prendendo voglia di giocare? No, Dungeons and Dragons. È questo il bello dei giochi, amico mio. Che ti fa venire voglia di giocarci. Beh, non si può fare il sondaggio tutte le volte, però. La proviamo questa? Ci dovrebbero essere... Eccolo qua l'inventario. Eccolo qua l'inventario. Quante armi... Ne abbiamo solo due noi, eh. Questo possiamo metterci la mitraglietta? Vediamo un attimo. Dai, la bella mitraglietta ci sta di brutto. The Fatemaker's journey begins as so many do, with a heart full of fire. Altri nel cuore delle fiamme sono pieni di draghi. Draghi, vedi, raga? È il gioco giusto. Il drago Marco Drums Games. Sì. Guarda che figo. Senti come urla. È sclerata lei. È un ippopotamo. No. Cosa sono quei robini? Un granchietto. Oh, Marchito. Punta sta roba, eh. Bella ragazzi, benvenuti. Tina Teens Wonderland. Oh. Cosa, amore? Ah, bene, senza occhiali non ci vede nulla, mia bella mogliettina. Oh, aumento di livello, ok. Hai fatto un sondaggio, di quale cosa? Cosa si tratta sto sondaggio, mitica? Io non riesco a vedere dalla play, ma tra un po' quando ci sarà il computer con Streamlabs e OBS, ragazzi, perché è una novità. Ah, buono. No, il gelato non c'è più. C'è il gelato? No. Le mandorle ci sono? No, perché la Bragalino me le compra. Facciamo una colletta per questo povero youtuber che non c'ha niente da mangiare. Non ce le ho più le mandorline. Sono finite oggi. Ragazzi, sono vecchio comunque. Vi do questa news. Allora, mangi sto. Quanti? 450 Bitcoin. Ragazzi, la Miticoin sono cavolfiore. Cavolfiore lo mangiamo. Sono i soldi di Marco Drums Games, i Miticoin, ragazzi. Inventati dal grandissimo Zaneboy, Leonardo. Ha vinto le mandorle. Sì, ma Lord ha speso tanto. Ha speso tanto Lord. Oh, praticamente è iniziato qua il gioco. Eh sì, è la voluta mitichissima. Oh, ma no, ma sei serio? Ma guardate dall'alto come si muove il personaggio. Ma dai. Ma è uno spettacolo. Questo non l'avevo visto io. Incredibile. Ma dai, è fighissimo.
sì, è veramente fighissimo. È vero, Lord, è simpatica, dai. Allora, quando nascondi nell'erba, ah, c'è anche la gente, c'è. Oh mio Dio. Oh, la battaglia. E come sarà la battaglia? Vediamo. Ah, proprio così. E lui dov'è? I Mythicoin. Oh, sono belli tosti. Guarda che... Dove, amore mio? Sì, perché c'è tutto di lì. Non fa molto sta mitraglietta, eh? Devo essere sincero. Ciao, ragazzi! La mitica Tina Teens Wonderland. Ah, questi sono anche di livello 4, eh? Ti do le accettate che facciamo prima, dai. Oh, oh, oh! Sì, del gioco, penso di sì. C'è scritto sotto, nuovi punti disponibili. Adesso andiamo a vedere che cosa ci danno con questi punti. Incontro completato. Guarda le... Graficamente, che figata che è sto gioco, no? Nel senso che... Vai! Cosa mi dà? Spada, livello 3. Questo è figo. Questa è la battaglia di Margenta, tutti i prodi cavalieri della tavola rotonda. Continua che ci fionda. Mi è venuto solo fionda, ragazzi, scusatemi. È stata carina come cosa, dai, è stata carina. Anche se ho detto fionda. Non me la ricordavo così, esattamente. Credo proprio che non è mai stata così. E vai. Come mai? Ah, hai visto? È una bottiglia di coca di aranciata, ragazzi. È tipo un tavolo da gioco. Ma sapete cosa vi dico? E non saprei di farla, eh. Non saprei di farla mai. Mai più. Non mi viene in mente come l'ho fatta. Un minuto fa, ragazzi. Incredibile. La canzone di Aldo Giovanni Giacomo. Non saprei neanche... Di cosa stai parlando? Ah, lo scheletro. La canzone di Aldo Giovanni Giacomo. Io Aldo Giovanni Giacomo lo conosco. Perché sono veramente bravi quei ragazzi. Ma questa canzone non l'ho mai sentita. Dico la verità, Giulietta. Non l'ho mai sentita. Vai che... Oh, 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 oh. La canzone? Brava Carlo, perché cosa hai fatto, amore mio? Cosa mi hai detto? Però posso cantare. La canzone non è mai stata così come cantate. Ah, ok. Però posso cantarvi una canzone alla Giulia. Na 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 na. Giulia. Giulia, bella ragazzi, eh? Grazie, lo so che canto da Dio. Sono pieno come un uovo, ho mangiato troppo. Oh, amico, potevi lasciarne un po' anche a me. Oh, allora ragazzi, vi devo dire la verità, sono troppo felice. La mitica Giulia fa la moderatrice, il mitico Pierpaolo mi ha fatto l'abbonamento. Vai a Sanremo, Marco, assolutamente. La mitica Giulia riesce a fare i sondaggi, quindi è una cosa che mi preme, perché
è bello fare i sondaggi, tra noi comunità legata è una figata assurda. In più mi arriva domani quello di OBS che riesco a fare cose fichissime, fichissime. Streamlabs. Ah, domani è domenica. Ah, che figo, domani possiamo giocare allora. Eh no, caspita, oh, io due giorni di festa, sabato e domenica. Infatti hai ragione, amore mio, grazie che me l'hai detto. Domani, livello 3. Vabbè, questi non ho capito che cavoli sono. Poi ci sono e agisco nell'ombra. Nell'ombra, bellissimo. Il bello che ci dà tutta merdazza delle armi, eh? Domani ci siamo, ragazzi. Domani pensavo a un cambio di programmi, ragazzi. Vediamo un po' se mi sembra una cosa bella o no. So che Pierpaolo dissocierà sicuramente. A prescindere, ma credo che forse è una bella cosa. Allora io pensavo, vabbè, domani mattina volevo portare tipo quel gioco che non si caga nessuno, Mr. Proper, che praticamente devo costruire un bunker atomico sotto casa mia, quindi è un bel giochino, ho visto un po' di trailer, così è carino. E soprattutto non c'è Pierpaolo. Dove sei? Oh, un fungo atomico. Ma volevo fare tipo domani pomeriggio, invece di iniziare alle 3, raga, iniziare un po' prima, magari alla 1:30, 2, e portarli tutte e due. Si è dissociato in silenzio. Bella anche questa, eh? Bella anche questa, amore. Non c'è, dissociato in silenzio. Vero caro, la Giulia dice, vero? Sì. Oh mio Dio! Sì, è vero, questa è stata bella, dissociato in silenzio è top. Hai ragione, amore mio. Boom! Sciacalacca! Lo ricordiamo così sempre dissociativo. Grande, ma fa troppo ridere Pierpaolo, è un grande, raga, dai, è un grande. Sempre dissociativo, eh. Mamma mia. Bam! Spezziamolo in due sto scemoni. Bam! Sono belli congelatotti e fanno come il pesce. Presente quando il pesce lo tiri fuori che è congelato, lo sbati. Si dissociava dal biberon, mi sembra solo ieri. Ma dov'è il mitico Pierpaolo? Dov'è Kiri? Dove sono finiti? Oh. Oh, qualcuno me l'ha dato di santa ragione, eh. Prendere la vita, scusate, perché questa cosa qui non l'ho mica capito come faccio a prendere la vita, cioè, come faccio a curarmi? Ok, è morto? Nuovi punti disponibili, tra l'altro, che mi sono dimenticato un'altra volta, che il mitico Lord me l'ha detto e me l'ha ricordato, che ci sono i punti per salire di livello. Ok. Oh cazzarola, c'era lo scemotto dietro. E vai. Mi stacco le braccia. Ah, col tempo sale la vita. Ok, incontro superato. Ma dovrebbero esserci anche di qualcosa, delle taniche qualcosa da prendere, eh? Credo. Questo è oro, raga, eh. Questo è oro, eh. In teoria dovrebbe esserci roba fichissima. Infatti questa è fichissima. Questa quant'è? 82, no, mi sembra un po' una merdina. Vabbè, fa niente. Fa nulla, tanto scommetto che se era una macchina sulla cosa di 17 col pifo che dimenticavi. Lord, tu ci vedi giusto, ci vedi lontano. GT7, ragazzi, è fantastico davvero. Ma allora, perché praticamente mi sembra di aver capito che questa cosa di Tina Teens
loro sono sul tavolo di gioco e spostano le pedine, per questo che c'è questa cosa qui, mi chiamavano occhio di lince, mi chiamavano bocca di rosa perché facevo le... mi chiamavano bocca di rosa perché ciucciavo ogni cosa. Vabbè, family friendly, basta, basta, basta. Ok, e partiamo, beh, insomma, family friendly stasera con questo titolo è un po' un... perché effettivamente è un po' titolotto un po' da grandi, eh? Anche se piace ai ragazzi. Sì, infatti, Giulio, stavo già sconfinando su il PEGI 22. Altro che 18, PEGI 22. Quest'arma è un po' una cagata, eh? Quanto devo sparare? Un'ora per... un altro canale apposta, esatto, 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 grandissimo. Oh, allora, però davvero quell'arma lì fa schifo, eh? Questa qua che li congela è bella forte, l'altra è un gnagnè, eh? Ok, questo riesco a segarli parecchio. Mamma, papà è terribile nel canto, grazie, grazie, amore mio. Per fortuna almeno una volta suonavo e non dovevo cantare. Grandissimo, vabbè. Vabbè, ma è spiritoso, no? Laggiù in campagna c'era un ragazzo triste. Sembra canzone di chiesa. Non ho capito perché canto così, tipo canzone di chiesa. Osanna, Osanna dell'alto. Bellissimo. Sotto un ponte al Baracca. Sotto il ponte di Baracca. Ah, davvero? Ok, aspetto. Vi prometto. Ah, hai visto che mi ha fatto andare di qua? Hai ragione, gli dico di smettere. Sì, la sta traumatizzando. Ah, ok. No, gli ho tirato un pugno, scusa. Scusa, no, no, basta. Sì, infatti, volevo Pierpaolo, raga. Che cosa fa questo? Oh, questo voglio io. Cacchiarola, sì. Qui non c'è niente. Ah, ma come armi? Come armi? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Come armi? 103. No, tutta merda. Vabbè, niente, non abbiamo niente di meglio. Ah, comunque... potevo venire di qua. Perfetto, perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Quello io non so perché non mi faceva niente. Qui non si può andare, assolutamente no. Chissà di sì, Giuri, mitica Giuri, mitica Bragali. Sotto il ponte di Baracca c'è Mami che fa... Giuri. Fai la brava, che siamo family friendly. Allora, allora, allora. Si scherza, eh? Ha detto Carla. La faceva riderissimo, eh? Mo? Faceva riderissimo. No, non ti devi scusare, mitica, sei grandissima. Moderiamo, moderiamo, moderiamo e sondaggiamo, eh? I punti disponibili io tengo a dissociare. Ma se non vedi. Ah, sì, è vero ancora! Continuo a dire tutte le volte che devo vedere i punti e poi non lo faccio mai. È vero, è vero. Adesso vado. Aspetta un attimo perché mi stanno massacrando. Dopo prometto che vado, ok? Questo che è. Si è apparuto davanti a me, oh. Dove, dove, dove? Nel gioco? No, è il tipo che è apparso davanti a me dal nulla. No, i punti, ah! Sì, sono i punti per salire di livello.
e già detto due volte che andavo a vedere, poi mi sono messo. Pensa te, adesso vado subito, arrivo. Mi manca due scemi qua. Per cronaca, la cucina inglese è come dire prendere il caffè col sale. Ah! Non è un granché allora. Sinceramente non ci sono mai andato in Inghilterra. No, non è un granché, no. Vabbè, ci sta, dai. Vabbè, ma te che te ne frega, tanto sei italiano, te la fai italiana te. Gli altri si arrangiano. Un sondaggio? O con il pepe? Adesso cambiamo immediatamente i punti abilità, perché sennò l'amico, due punti abilità, tre eroe. Visualizza statistiche. Ah, eccoli qui i punti, allora. Facciamo forza. Saggezza cosa fa? Entità, velocizza i parametri che misura la velocità di lancio degli incantesimi. Pensa, vai in pizzeria, tu ordini la margherita e come bibita la birra. Saggezza, costituzione. Ma non vedi i punti tu? Eccoli qua i punti. Conferma amico mio, l'ho fatto. E qua possiamo, li ho spesi tutti. Ok, mentre gli inglesi prendono la pizza con il caffè, cazzo. Cosa è successo qua? Vero o no? Pizza con il tè. Il tè è quello che si bevono alle 4 del pomeriggio. No, dai, davvero, ha fatto un sondaggio Marco, segnerai i punti, sì o no? Ah, ha vinto il no, invece l'ho fatto, raga. E invece l'ho fatto, avete perso tutti. Avete perso 3.000 bitcoin. Ah, le 5 del pomeriggio, bellissimo. Tu scemoni. Ma cosa devo fare? Perché devo stare dentro sta bolla? Sono la pizza margherita con salame piccante, ananas e tè. La pizza col cappuccino, ti giuro che se vengo io in Inghilterra a voi non lo fa così, gli do due sberle. Ma glielo do di cuore proprio. Asceso di brutto. Che forte. Sì, perché bevono la pizza con il caffè, dai, madonna. Pure un cappuccino con la pizza. Mamma mia, è proprio come tirarsela in faccia, fischia. Che schifo. Mamma mia. Poi chissà che pizza. Perché se la mangio con un cappuccino, ma non chissà che bontà. La loro pizza da ristoranti sarà come quella che prendi, quelle la carbonara, ma non sogno, guarda, se dici una roba del genere con la pizza, chissà cosa ci buttano dentro la carbonara. Il tuo voto è tarocco. Il mitico taroccatore. Ah, ma bastava che gli dava una legnata. Cappuccino con pizza, mamma mia. Paura solo a pensarci, con la panna, mamma mia. Credo che certe cose bisognerebbe tirare due sberle. Cos'è sta roba? Ma c'è un botto di roba da fare, raga. Io ho fame. Eccola. Io ho fame bellissimo. Tramite l'universo. Sì. Missione completata.
Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale. E cosa fa questa roba? Allora, il ragù con piselli e funghi. Proprio... Beh, insomma, non credo che sia fatto come loro, eh. Credo. Soldoni, soldoni, amiconi. Quindi praticamente bisogna finire il livello. Ok, comincio a preparare. Olivia vuole dormire, poverina. Heaven's Gate. Ciao amici. Ciao amici di Twitch. Siamo un Day One Edition. Vabbè, sarebbe Day Two Edition. Day Two. Dei due edition con Tina Teens Wonderland. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, amici miei, eh. Oh, grande Giuri. Negozio, negozio, negozio. Un'arma, eh? Quanto mi dai di soldi? 2000 ossi? Oh, questa è viola però, eh. Questo quanto... ma 5.000 ozzi non ce l'ho! Non ce li ho io tutti questi soldi! Vabbè, andiamocene, va, anche questi vogliono un sacco di soldi! Tutti che vogliono un sacco di soldi, com'è sta storia? Ah, ragazzi, preparerò a breve... A breve è un lasso di tempo tipo da una settimana o 15 anni. Perché tanto siamo in Italia, quindi si fa una cosa breve. Oh! Cosa succede? Oh cazzo, allora. Preparerò le magliette, eh? Che metterò in mega vendita. Madonna, Lord. Devo andare giù, eh? Quali sono armamenti? Quali? Baule. Sì. Sì. Sì, sì, Giuli. Adesso stiamo lavorando per noi. Stiamo lavorando per voi. Ah, per noi. Oh, 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 oh. Capping. Capping. Questi mi forchiano. Ah no, allora, praticamente per... Ok, per rivivere basta ammazzare uno quando si è giù. Potresti entrare in politica. Non male come idea, eh? Non male. Ciao amici, Borderlands, Tina Teens Wonderland. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivete così vi riesco a salutare in live, amici miei. In live. Dado della fortuna? Dai. Cosa mi ha dato? Questo mi piace solo perché ha fatto figo. Ok. Eccolo là, lo stupidozzo che mi spara da lontano. Oh! Mamma mia! Oh! Ha preso fuoco! Volevi? No! No! Dai! Devi morire prima di che muoio io! Ah, che figata! Vai a fuoco, lo so, amico! Oh, questi qua sono forti, eh? Sono fortissimi. Oh,
Olivia, Olivia bellissima. Ha tanto sonno. Ok. C'è un bel temporale in osso, eh. Temporale nel gioco. E magari. È tantissimo tempo che non piove, ragazzi. Oh, livello nuovo. Bam! Che figata raga, ma adesso sta facendo un botto, eh. Perché è molto dinamico, molto figo. Poi vabbè, chiaramente, oh mio Dio! Chiaramente poi magari dite, vabbè, ma... è tutto uguale dall'inizio in alto, sì, beh, il gioco bisogna sparare. Oh mio Dio! Oh! Sì. Sì. Perché c'avevi mal di testolina e l'ho giocato io. Grazie, grazie. Operativo sullo stesso schermo. Mi sa che sto preferendo questo tipo di ambientazione piuttosto che quello di Borderlands. Sì, effettivamente è figa questa, eh. Anche con i pirati e... è figa sta roba di pirati. Oh, ma che sparano! Scusa, Oli. Ciao, Manuel! Guarda che figata di gioco che ti sto portando! Mitico! Grande che sei arrivato! Ciao, ciao, ciao! Stasera a Borderland 3, eh? Si spara, si spara, si spara un botto. Boom! Non ti piacciono sti giochi, Manuel? Allora io ti aspetto domani sera con Gran Turismo. Oggi ero in live con Gran Turismo, non ti ho visto. Non ti ho visto, Manuel. Adesso poi metterò la programmazione di settimana prossima, eh. Tanti giorni Gran Turismo e poi alterno con questi qui, eh. Comunque... Sì, beh, ma lo so, tranquillo Manuel, va che senza problemi, quando ci siamo ci vediamo, eh. Oggi ho giocato 2 ore e mezza con... Comunque se vuoi puoi andare a vedere la live, perché ho fatto un sacco di robe fichissime di oro, quindi puoi vedere la live registrata di oggi, comunque, se vuoi proprio andare a vederla, che è una figata. Ciao, ciao Manuel, stavi bene, eh? Buona serata. Ciao Mitico, ciao, 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 ciao. Ok, ok, ok. Ciao 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 Manuel, ciao, stammi bene. Da domani sera, se ci sei, 8:30 con Gran Turismo 7 continuiamo e ho 3 milioni da spendere per comprare macchine, quindi ti aspetto che scegliamo magari nei sondaggi le macchine da comprare, eh. Ciao Manuel, buona serata. Stammi bene, Mitico. Ciao 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 ciao. Okay. I was under the impression most paladins spoke with gravitas. Do I bloody look like I've got time for manners lessons? I'm up to my codpiece and I'm dead. It came out of nowhere. Who am I? We are dealing with none other than the Dragon Lord himself. I have borne witness to his escape. The Dragon Lord? Bollocks, we'll have to deal with him later. Right now we have to break this siege. Okay. The undead have catapults lobbing skeletons over the walls. I need you to destroy them. Here, take this C4. Tina, I know you like explosives, but can you make it more fantasy than C4? Right, 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 I can catch you. Oh, scusa, scusa. Here, take this. Guarda il tipo com'è. È fantastico, guardalo, raga. Oh,
Cosa mi dà? Facciamo un corno questo qua. C'è un corno, ragazzi. Grazie. Every single one of these is indispensable. Deretonia. Secondo me c'hanno anche i nomi un po' particolari. Deretonia. Madonna che caldo, che fa molto la sua faccia. No, non è caldo. Sto morendo. Deretonia in provincia di Ano. Eh sì. Infatti è un po'. Secondo me i traduttori, questi che hanno tradotto in italiano, si sono fatti una distanza di quelle risate a tradurre così. Marco va a fuoco. È proprio simpatico anche, oltre che essere bello sia graficamente ma che anche di gameplay. Il gameplay ci sta, è fatto bene, eh. I comandi ricevono. Oh! Io che cazzeggio qua a prendere roba mentre mi stanno sparando. Ma dov'è che è? Oh, sei tu, vai, esplodi, ciccio! Boom! Poi questa faccenda di andare a prendere tutta la roba nei cassoni è veramente una cosa figa, perché a volte c'è la roba che ti serve, no? E a volte... Ah, vedi che ci sono le pozioni curative? Devo capire come si fanno a prendere. Madonna, sono vecchio, ragazzi. Allora, io domani mattina, raga, visto che siete in tanti adesso in live, vi voglio... Domani mattina volevo... Eh sì, è vero. Oh, questo va a fuoco, no Marco Drans? Guarda come va a fuoco. Vabbè, anche Marco Drans va a fuoco, Marco Drans Games, grande amore mio. Ah, può essere. E devo avere il gioco, ma... Siamo tra... Tocci, però non ci vediamo per lì, meglio. Adesso che è settimana prossima. Lui fa il lavoro... coi turni. Troll di roccia. Ah, troll di roccia è bellissimo. È quello che invito sempre i ragazzi a giocare a Borderlands, sì, perché hanno più probabilità di averlo. Comunque ragazzi, se volete e avete Borderlands e volete giocare con me, nessun problema, lasciate il nick PS, che si può giocare insieme. Poi tanto tra un po' il mitico Lord lo prenderà, perché ho già capito che gli piace di brutto, ma è veramente bello Lord. Capo. Ma poi il bello, raga, e anche vabbè, chiaramente Thor lo sa perché se giocava i giochi così, è anche il fattore di bellissimo, ho spaccato le bottiglie, il fattore di rigiocarlo a difficoltà maggiore, scoprire un sacco di robe. Oh cazzo, hai 3000 mitico, grande Giuli. Grande Giuli, 3000 mitico, sarai la più ricca di tutti, hai più mitico di me. Sì, ottimizzato. Eh sì, top. Lord, scusa. Bam! Ah, il salvataggio. Quindi quando vuoi, ecco, quando vuoi.
comprare una PlayStation 5 o sposarmi, una delle due, non so cosa intendere, Giulio. Che bello questi qua, una volta che gli si fai perdere la testa, va lo stesso. Arco ragioni, eh sì. Oh cazzo, sono tosti qua, eh. Con barili esplosivi. Anche queste missioni extra sono una cosa fighissima per me, eh. Tipo queste contine. Grazie ragazzi. Scheletro mago, eh? Non sembra di averlo già visto lo scheletro mago. Ok, oh. Zombie artigliere. A questo anche lui mi sembra di non averlo già visto. Ok, ma la posizione si sta. Aspetta. Non lo so, baby. Bam. No. Ok. E la cosa bellissima di Borderlands è quando muori, se nel frattempo che arriva la morte tu riesci a ammazzare un'altra persona, praticamente ritorni in vita, con poca vita chiaramente, perché Ah, arriva il cicciottello. Oh, che botta. Oh, il lollatore l'ho preso. Oh, ma è proprio. No, guardalo. Che valoroso. Ah, il trollatore. Ah, vabbè, dai, con calma si fa tutto. Vai tranquilla. Mi dissocio. Ci sta, ci sta, dai, ci sta, ci sta. Siamo tranqui noi a sparare a i. Agli zombie. si scherza raga, eh. Ok, andiamo a fare questa roba qui, perché sai Lord che le donne vogliono sempre questa proposta, vogliono sempre che siamo schiavi loro. Ciao amici di Twitch, mi raccomando seguite Marco Drums Games. Ok. Dov'è? E come ci arrivo là? No. Mi butto dentro, vuoi vedere? Pierpaolo. Vai di catapulta! Come una catapulta! L'ho già fatto, amore mio. Questo scheletro bastardi che mi prende da dietro.
Oggi ha dato una orecchiata incredibile. Ciao amici miei di Twitch, mi raccomando seguite Marco Drums Games. Oggi siamo con Borderlands Day One Edition, è uscito ieri e ieri abbiamo giocato a Ghostwire Tokyo, infatti se volete domani lo porto e portiamo anche Gran Turismo. Raga, vi aspetto anche domani dalle 2 in poi, giornata tutta di live fino alla sera alle 8 e mezza con Gran Turismo, che ho 3 milioni quasi 3 milioni e posso comprare un botto di macchine, o aspettiamo a comprare macchine per vedere cosa uscirà di nuovo in quelle leggendarie con il Borderlands, con il Gran Turismo, oppure no. Ok, dovete sapere che, oh, eccolo qua il Shemoto che mi ha segato col Borderland, perché questo è Borderland di Nathan's Wonderland. Quando vi fanno fuori si ha ancora una chance. Oh, oh. Fa scherzi, eh? Che non posso finire, amore. Amore di amore. Io li sto congelando e per fortuna ho trovato quest'arma fighissima. Ciao amici miei, benvenuti Tina Teams Wonderland Day One Edition, amici miei, amici di Twitch. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh? Grazie ragazzi per il vostro supporto e supporto. Amici amori. Grande Giuli. Anche proprio... Sono vecchio, raga, sono stanco. Anche l'ambientazione, guardate che figata, raga, comunque, eh. Poi il sistema di looting, come dice il grande lord, è fighissimo, sì. Sia graficamente che le cose da fare, che anche i nemici mi piacciono, eh. Mi ricordo mai di lanciare le magie, che è veramente figo proprio in tutto, questa faccenda del ghiaccio, del fuoco. Mamma mia, tu non sai come sono messo io. Oh. Sono messo malissimo. Cos'è che gli ho fatto sul crapone? Ma dai, ma c'ho quella roba fighissima di magia. L'ho mandata io. Ah, neanche che magia c'ho, raga. Probabilmente c'è il punto disponibile, infatti. Il grande lord non si è accorto che dei punti disponibili da consumare, raga, eh. Bam! Ok. Questo è il livello massimo, ce l'ho già perché sono abbastanza su di livello, eh. Sì. Devo dire, Giulia e ragazzi di Twitch che hanno fatto... Oh! Una tuta? 140? 120? Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie Bragali, ti voglio bene, ha scritto. La Bragali sta quasi dormendo perché si è girata e penso che sia più girata di qua. Oh, good for you. See, while you're having your little hai letto quello che ha scritto lui? My forces are already in the city getting ready to burn the place to the ground. Oh, this is great. Bellissimo. We're all having fun. Tu. Mitica. Ma Marco Deus Games è morto di sonno. Comincio già a avere i primi acciacchi di
Vecchiaia precoce a 40 anni, ragazzi, 44 anni. Mamma mia. Arrivo come un grillo a voler fare un sacco di robe, ma poi dopo, mamma mia, ragazzi. Oh, come faccio a saltare? Oh. Ah, c'è quello là col cappello là. Ciao amici, ciao amici di Twitch. One of the Queen's waystones. No way. I've never actually seen one of these before. Are you a filmmaker? Well, I try not to brag, but yes, absolutely. Absolutely. I'm bloody impressed. Una leggenda. Che bello questo qua. Il coso qui. The Dragon Lord's armies don't stand a chance. Esercito. Oh, specialità classe sbloccata. Hai sbloccato la specialità di classe. Specialità di classe è una potenza, una potente abilità passiva ottenibile sbloccando una classe. Non c'è bisogno di spendere. Oh, andiamo a vederla allora. Oh, allora, prima di tutto. Oh, yes! Ciao, amici! Ok, andiamo a fare questa 140. Questo qui c'è qualcosa di più figo. Assolutamente sì. Dobbiamo sempre mettere cose migliori, perché più si va avanti, più amici miei, diventa tosto, eh. Questo c'è qualcosa di più? Certo che c'è qualcosa di più. Niente di qua, lo mangio, cucino, faccio il caffè, ora lavo i piatti. Grande, Kiri! Grandissimo. Missioni compiute. Sono peggio di un mammo. grande. Eh sì, infatti, grande, Kiri, davvero. Peggio di un mammo è bellissimo. Ok, qui e c'è un punto. Oh! Un punto abilité. Che non mi ricordo più come si fa. Un punto abilità. Visualizza statistica, ecco qua. Sì, sì, bravo, 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 Kiri. Dai, facciamo destrezza. Ok, ho preso tutto, eh. Oh, va, 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 un troll. Ma cosa gli mando? Ah, che figata. Ah, entrano proprio nella mia città. Li scioglie. E questa è la nuova arma, raga. Li scioglie. Back in peace. Ah, ho segato il troll. Grande, Kiri. Non distruggere la nostra città, cattivone. Oh. Ah, ma proprio ce n'è. Ah, hai capito. Dai, dai, dai. Dai. Dai, muori. Muori. No. No, raga, non ho beccato nessun stupidino. Meno 162 della morte.
Grande Kiri, grande davvero, grandissimo. È dura, eh? Bravo, bravo, bravo. Complimenti. E beh. Effettivamente sì. Effettivamente c'hai ragione, è automatico, però bravo, bravissimo, grande. Qui si dice, non so se, perché tanto tu sei italiano, quindi non è che sei proprio inglese, e si dice mai mollare, mai mura. Allora, più che altro fa danni, che cavolo, sempre quello stronzo, eh. E mi ha preso un'altra volta? Ah, perché quello è di 7, di livello 7. Vedi gente che spara, no? E non si capisce, eh? Non si capisce. Oh! Viola. Viola è senz'altro roba fighissima, eh? Eccoli. Bello. Fucilotto è bello tosto, eh? Perché li stordisce anche. Sì, grande Kiri. Ok. Bello sì il fucilotto, eh. Guarda che figata. Fa tipo uno scudo. Ha pochi colpi, però fa tanto male. Ma normalmente i giochi così io riesco sempre a fare pochi ma buoni. Sì, è vero, riesco sempre a fare i colpi in testa, no? Però qui non lo so, questi zombie che si continuano a muovere. Grande Giuli, grandissima. Vedi? Che figata! Allora, tutto quello che è tipo sembra distruttibile, effettivamente si distrugge, eh? Ma allora, diciamo che probabilmente sì, io posso anche mettere mouse e tastiera, ce l'ho anche della Logitech. L'avevo comprata per giocare giochi tipo Jurassic Park, quelle cose lì, no? Che sono bellissime, ci sono anche sulla Play e vanno benissimo. Probabilmente funziona anche con mouse e tastiera, ti dico la verità. Adesso giocare proprio a livello professionistico, nel senso che giocare proprio alla grande con mouse e tastiera, non so se sarei più capace, ti dico la verità. Però è figo, sì. Eh sì, amico mio, grande.
punto. Ok. Sì, devo mettere il 99. Questo posso metterlo? Ah. Ah, figo. Possiamo metterlo dopo, vediamo le statistiche. Questo è 140, non dimentichiamoci sta roba. Allora questo è uno e questo è l'altro, Oh, questo è come quell'altro che spara 3, vediamo un attimo. C'è nessuno? Wow, sciolti nell'acido. Sciolti nell'acido, dai, che andiamo avanti ancora un pelino, ragazzi, poi noi ci vediamo domani, perché vi dico proprio la verità, Marco Dragon Games non ce la fa più. E non ho detto fa più, ho detto non ce la fa più. Ok. Grande sondagifera. Com'è andata? Sondagifera, Non è niente male sondagifera. Una parola nuova, Sì, sì, comunque è davvero bravo, bravo Phil. È già dura in due, figurati. Da solo, bravo, 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 insomma. Così lì dentro che ci divertiamo, vediamo se schiacciamo almeno. Sonnino, eh? Sonnino. Questo è il sonnino quello buono, ragazzi, che quando si va a letto poi si dorme subito proprio. Sì, sì. Esatto, esatto, grandissimo, Kiri. Mamma mia, sì, sì. Poi oggi ho giocato un sacco di giochi, quindi diciamo che oltre il sonno normale del sabato c'è anche quello di fare un botto di roba. Infatti volevo vedere tipo la fine, ma cioè la fine del quadro o una roba del genere, ma mi sa che la chiudiamo qui così. Ok. Oh, lui è morto. E vai. Vai, è andata. Eh sì, dai, finiamo. Grande Kiri, quando vuoi, sai che noi siamo qua per il gruppone che sta qui con te. Passiamo un po' di orette tranquille, così a chiacchierare, a rispondere alle domande, a giocare con i nomi, come facciamo noi, dei mitici, i miei amici. No, no, assolutamente, figurati. Però la realtà è quella, che sei bravo. È il tuo raccontare la giornata, chiaramente, certo, certo. Quando stavi raccontando che devi fare queste cose, fai, mangi i piatti, fai da mangiare, tutto, è la tua giornata, amico mio. Come ognuno di noi è la nostra, non siamo più ragazzini, non facciamo le
le live infinite perché non facciamo niente e facciamo solo le live nella vita. Magari ognuno ha il suo lavoro, le sue cose, veniamo qua e ci divertiamo, per quello che ho voluto tenere un canale libero da politica, da tutto, solo di gaming, solo di parlare di musica, gaming, di videogiochi, qualche film, di tanto si può chiacchierare sulla partita e queste cose qui, ma anche vedo che non faccio niente per tirare nessun tipo di tifoseria o roba del genere. Sì. Proprio scazzo, no? Un canale scazzo, non ci veniamo, ci divertiamo, ci ride, si scherza, finché c'è ancora un po' di... no Lord, un po' di forze si sta a vedere, quando le forze se ne vanno si saluta e si va a nanna come stiamo facendo adesso. E niente, è così, e ci divertiamo ragazzi, ci divertiamo un botto. E vedrete che tutto funziona. Grande Giuli, è stata bravissima, promossa come moderatrice del mio canale al primo giorno, veramente non so come ringraziarti. Grazie Lord, grazie mitica Giuli, ammazziamo sto troll, di sto cavolino di troll, perché è brutto, c'è un buco nella pancia. Apriamo le armi, arriviamo al checkpoint. Grande Giulia, grande. Grande, sei proprio stata brava, complimenti. Complimenti a te, complimenti a Kiri, complimenti a Grande Lord oggi che è riuscito a scoprire come fare tutte le cose, perché non è facile, raga, eh. Sembra una stupidata, ma non è stupido niente, non stupidata nel senso fare le cose così di Streamlabs, di Twitch, sembra avere cose... vabbè, ma cosa ci vuole? Invece no, non è assolutamente così. Quindi oggi bravi tutti, giornata bella per gli abbonamenti, giornata bella perché abbiamo visto due giochi fichissimi, uno è Ghostwire Recon, Lord mi supporta, bravissima, poi ti sposerà, vedrai che ti sposerà. Mamma mia, guardate questa scena, che meraviglia di scena. Chiudiamo proprio con una scena epocale, qui mi ricordo Il Signore degli Anelli, scene epocali, bella, bel gioco, davvero sono veramente sabato pomeriggio senza stress, sì. Senza stress, tranquillo, di gioco, tutti i giochi belli, Gran Turismo, Tina Teens Wonderland, stasera abbiamo scoperto un vero gioco incredibile. Ah. Morire, sono attaccato a lui, grandissimo Lord. Bam, intanto gli taglio la faccia. Dai, arriva checkpoint, così vi saluto amici miei e andiamo tutti quanti a nanna. Ok, checkpoint è qui. Me lo risalva? Non me lo risalva? Non credo, però fa nulla. Tanto mi apre qui. Allora, come funziona? Modalità foto. Ah, bellissimo. Campo visivo, distanza. Attiva, ripristina, alza, bassa, X. Ok, bellissimo. Ok. Oh, questo c'è. Perché tutto esplode qua? Vabbè. Ok, esci dalla modalità. Sì, puoi davvero. Wonderland, Tina, Teens. Vi saluta il grande Marco Drums. Vi saluta. La grande Bragali che è qui di fianco a me, mia moglie bellissima Carla, vi saluta. Il grande Leonardo vi saluta. La Mina che è davanti alla televisione, che non dovrebbe star lì il gatto. E vi saluta. La grande Olivia vi saluta. E io vi saluto. Ci vediamo domani. 1:30, 2. Facciamo 2, dai. 2 con Ghostwire Recon, The Ghostwire Tokyo. E Borderlands Tina Teens Wonderland, e domani alle 20:30 Gran Turismo 7. Ok ragazzi, io vi aspetto, vi do la buonanotte, grazie veramente a tutti, grazie di cuore, ciao a tutti, ciao amici di Twitch, ci vediamo domani, sono stanco, sono morto di sonno,
E sono solo le 10:30, ragazzi, ma è incredibile, ragazzi, io contavo che era alle 11:30. Sono le 10:30, siamo morti di sonno, siamo vecchi, ragazzi. Incredibile. Che figura di merda. Siamo vecchi, ragazzi. Io pensavo che era mezzanotte, ragazzi, vi giuro, non credevo che era le 10:30. Comunque vado a letto, quindi siamo veramente messi male, siamo veramente vecchi. Lord, avevo visto 11:30, ho detto no, dai, 11:30 posso essere le 10:30. Praticamente la gente arriva adesso a vedere le live dopo mangiato. Vabbè, dai, ragazzi, buonanotte Giulio, buonanotte Lord, buonanotte Kiri, buonanotte il grandissimo, e grazie a Pierpaolo per l'abbonamento. Ciao Zaneboy, ciao Carla Ragali, ciao anche a Kevin che è entrato. Ciao Pierpaolo, ciao Thor che è passato per un saluto, Pierpaolo l'ho già detto, Lord, Giuli, Kiri, e ciao a tutti gli amici che non mi avete scritto, ma se volete scrivetemi che vi saluto direttamente in live, iscrivetevi al mio canale così vi porto un sacco di contenuti, la maggior parte sono di Gran Turismo 7, ma tanti tanti anche giochi al day one, infatti ci sarà anche quello della Lego tra 9 giorni, ok ragazzi? Lego, Star Wars, tutti i 9 film di Star Wars, e fate un abbonamento. Supportatemi. Grazie ragazzi. Buonanotte a tutti. Da Marco Drums Games Channel.